Eccoci, sono molte le cose di cui parlare in queste giornate calde, molto calde anche per il governo, nonché calde climaticamente. Ormai a Roma ci siamo fissi intorno ai 37-38 gradi. Noi lavoriamo anche alla quarta edizione della scuola dei Young Hope, la scuola di fine a prova contraria che si terrà il 22-23 settembre. Se hai fra i 18 e i 32 anni, iscriviti sul sito web di fine a prova contraria. Parleremo di autonomia strategica italiana con tanti protagonisti, apre i lavori la Presidente del Parlamento Europeo Metsola. Però volevo dire qualcosa sul tema del giorno, che non è la crisi di governo, vedremo domani che accadrà, ma che accadrà al Senato col voto sul decreto aiuti, ma Chiara Ferragni ha posto un tema che ci riguarda. Vi ricordate i mesi del lockdown quando avevamo le strade davvero presidiate dalle forze dell'ordine a ogni metro? Perché adesso ci ritroviamo con importanti città come Milano di fatto sguarnite? Città dove gli scippi e le rapine, lo dicono i numeri, aumentano, dove la sera, a me capita spesso di andare a Milano per lavoro, la sera io evito di girare a piedi perché non mi sento sicura, per non dire della situazione fuori dalla stazione centrale, perché così tante persone finiscono appunto per essere derubati per strada. Non accade solo a Milano, l'altro giorno anche a Roma mi è capitato, a pochi metri da me un signore è stato purtroppo rapinato. Del suo orologio è stato proprio staccato dal polso e io ho diversi amici, io per fortuna non uso orologi, ma ho diversi amici che hanno smesso sia a Roma che a Milano di girare con gli orologi al polso proprio per la frequenza di questi episodi. Io stessa, sempre qui a Roma, ho subito una rapina, un furto in casa in pieno giorno al mattino a pochi passi dal Parlamento. Perché questa situazione di insicurezza? Non vediamo mai un carabiniere, un poliziotto, dove sono finite le forze dell'ordine? Allora, se durante il Covid accadeva di imbattersi in uomini in divisa ogni metro, meno male, perché ogni volta che vedo una persona in divisa mi sento più protetta e più sicura. Perché adesso i sindaci delle nostre città, insieme alle istituzioni nazionali, al Ministero dell'Interno, di fronte a questa emergenza sicurezza, non si mettono insieme per agire? Davvero abbiamo bisogno di un'azione concertata. Spero davvero che ci ascoltiate, perché la sicurezza è un diritto fondamentale.